Buongiorno amici e amiche del Titolo TV, eccoci qua con un nostro nuovo approfondimento scientifico. Abbiamo i nostri graditi ospiti in studio, il professor Gualtiero Nicolini e il professor Salvatore Spagnolo. Grazie a tutti e due di aver accettato l'invito. A te la parola, Gualtiero. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo ospite il professor Salvatore Spagnolo, tutti conoscete, più volte l'abbiamo intervistato. È un grande nel campo della cardiochirurgia, opera all'ICLAS di Rapallo, con grandi interventi di cui poi parleremo successivamente. Oggi vogliamo innanzitutto, come il titolo della trasmissione, lotta al Covid, perché il professor Spagnolo è stato uno dei primi a comprendere alcune cose in particolare, soprattutto nel momento più drammatico, quando nella zona Cremona, Brescia, Codogno, eccetera, c'erano veramente un massacro, e a indicare la nuova via con quanto riguarda il tipo di malattia che si stava sviluppando attraverso il Covid e gli interventi. Professore, innanzitutto voglio sottolineare questo aspetto importantissimo e fondamentale. Come è arrivato a scoprire che non bisognava prendere una strada come era invece stata indicata dal Ministero e cambiare radicalmente rotta? Guardi, tutto è dipeso dall'esperienza che ho nelle embolie polmonari, cioè dire, noi diciamo abbiamo operato ben 45 pazienti di embolia polmonare acuta massiva, che è una patologia ad altissima mortalità. E grazie all'intervento di embolectomia polmonare abbiamo risolto e abbiamo abbassato la mortalità, che era del 50%, e l'abbiamo ridotta al 2%. Quindi abbiamo un risultato notevole, che è indice della nostra esperienza nel campo delle embolie polmonari. E proprio in base a questa esperienza, all'inizio della patologia in Italia, Codogno e così via, mi ero accorto che l'andamento della malattia non era per niente caratteristico di quello della polmonite, ma aveva un andamento che rassomigliava molto a quello dell'embolia polmonare. Cioè a dire, il paziente in poco tempo, nell'arco di una settimana, passava da un sintomo modesto alla morte, e questo non c'è una polmonite che ha un andamento clinico simile. Per cui avevo ipotizzato che probabilmente il virus non si lega solo nella parte parenchimale del polmone, ma attraversa la barriera che c'è tra il polmone e la circolazione sanguigna, entra nella circolazione sanguigna e causa la distruzione della parete interna dei vasi sanguigni e quindi la trombosi. Questo era il meccanismo che avevo pubblicato nel mese di marzo, e precisamente mi è stato pubblicato i primi di aprile. Pronto? Sì, c'è stata una sovrapposizione di una cosa che è appena stata detta, probabilmente un problema tecnico. Quindi vado avanti, professore. Penso di sì, cioè dire, noi quindi abbiamo allora capito che probabilmente la patologia era quella non della polmonite, ma della embolia polmonare periferica, ma anche della embolia polmonare sistemica, cioè dire, questo benedetto virus entra nei capillari sanguigni e poi viene spinto dalla corrente del sangue e raggiunge tutti i nostri organi. Attualmente, allo stato attuale, tutto questo è stato confermato, nel senso che la letteratura riferisce che ci sono moltissimi pazienti che hanno un ictus, ad esempio. Ci sono pazienti che hanno un infarto cardiaco. Ci sono pazienti che hanno un infarto renale. Tutto questo si accompagna anche alla polmonite, ma il disturbo principale non è la polmonite, ma nella maggior parte dei casi
si muore proprio per questa distruzione multiorgano che il virus determina. E quindi ovviamente era necessario cambiare radicalmente il metodo di approccio. Ma guardi, volevo aggiungere due cose che recentemente ho ulteriormente focalizzato il problema, e quello che è evidentissimo che già il virus, se studiato bene, il virus di per sé è un coronavirus capace di causare trombosi polmonari. Cioè dire, la letteratura già precedentemente a quello che noi abbiamo detto, già nel Covid del 2002, già nel Covid del 2012, hanno visto che questo virus scatena embolia polmonare. Quindi avevamo già un segno che c'era questa indicazione. E l'altra osservazione è che purtroppo noi, per la paura della malattia, abbiamo completamente trascurato la fase iniziale della patologia. Voglio dire che quando inizia la malattia, noi il paziente lo mettiamo in quarantena, ma non studiamo niente di quello che cambia nel sangue, di quello che cambia nei polmoni, perché il paziente è messo in quarantena a casa sua e non lo avviciniamo minimamente, non lo avviciniamo per la paura dei contagi, e questo ha determinato un grosso problema, nel senso che noi sappiamo pochissimo di quello che succede nel nostro organismo all'inizio della malattia. Sappiamo pochissimo. Noi diciamo che abbiamo la febbre, che abbiamo la tosse, che abbiamo difficoltà ad assaporare i cibi e così via, ma non diciamo come il virus entra da noi e cosa combina. Ed è proprio in base a questo studio, questa, che io continuo a ripetere, che visto la qualità e la proprietà dell'eparina, che non è solo quella di sciogliere i coaguli, ma è quella di essere un potente antinfiammatorio, quella di essere un antivirale, cioè a dire, l'eparina è capace di legarsi al virus e di impedirgli di agire. Questa è la letteratura, non sono io, cioè la letteratura mondiale ha scoperto che l'eparina ha la proprietà di legarsi allo spike. Ormai tutti sappiamo cos'è lo spike del virus, è quella, diciamo, quella proteina che permette al virus di attaccarsi alla cellula, di entrare al suo interno e di replicarsi. Ora, l'eparina ha la capacità di impedire questo. E quindi, ovviamente, proporla all'inizio della malattia mi sembra una cosa ovvia. Ma la cosa ancora più importante che è che se noi diamo la possibilità all'organismo di limitare l'attività del virus, l'organismo con le sue capacità di difesa distrugge il virus e finisce lì la malattia. Cioè dire, è molto probabile che noi, somministrando l'eparina all'inizio, diamo la possibilità al nostro organismo di difendersi meglio e quindi di chiudere il problema della malattia. Noi invece quello che facciamo attualmente è lasciamo il paziente in quarantena, aspettiamo i sintomi e quando il paziente comincia ad avere l'ossigenazione del sangue che scende, allora sospettiamo la polmonite e lo ricoveriamo. Quindi noi diamo attualmente la possibilità al virus di fare quello che vuole per la parte iniziale. E invece io penso che è proprio lì che dovremmo agire. Io penso che se noi all'inizio della malattia diamo eparina più un antinfiammatorio, più un antibiotico, impediamo al virus di agire. Ora sembra, diciamo, non congruente più questo problema, perché con i vaccini potremmo aver risolto la patologia e ce lo auguriamo tantissimo, però ancora di gente che si ricovera e di gente che muore ce n'è tantissima. E quindi questo argomento che sembra ormai passato, perché col vaccino tutto per fortuna dovrebbe risolversi, è ancora attuale, perché ancora c'è gente che dalla quarantena, cioè dalla parte iniziale della malattia, che è a domicilio e che quindi non è curata, passa poi direttamente in terapia intensiva, e questo si potrebbe evitare. Quindi la medicina di base, sappiamo benissimo che è carente soprattutto in alcune regioni, e poi praticamente ancora, malgrado l'indicazione
sua e di altri medici che da tempo sostengono questa necessità di intervento, soprattutto di eparina e di curare a casa, ma curare a casa seriamente e non lasciare passare troppo tempo, tant'è vero che abbiamo già raggiunto 85.000 morti e più. Quindi la siamo situazione sui 90.000, però ad onor del vero, ad onor del vero, sono stato in collegamento con molti medici di famiglia e alcuni hanno impostato proprio questo tipo di terapia con dei risultati notevoli. Questi medici di famiglia adottano uno schema di terapia che consiste proprio nell'eparina, che consiste proprio nella cortisone e nell'antibiotico. Con questi tre farmaci loro dicono che hanno ridotto di moltissimo i ricoveri in ospedale. In realtà, se noi osserviamo l'andamento attuale della clinica del virus e la confrontiamo con quella di Codogno, c'è una variazione notevole. Il numero di pazienti attuali che si ricoverano in terapia intensiva è calato notevolmente. Non è calata la mortalità, ma il numero dei ricoveri è calato notevolmente. E molti di questi attribuiscono questo miglioramento dell'andamento clinico proprio al fatto che molti medici utilizzano uno schema di terapia a domicilio e non seguono la linea guida data dal Ministero della Sanità, che è quella di tenere in osservazione il paziente somministrando soltanto un dell'ascriptin o dell'aspirina o un antifebrile e poi si aspetta l'andamento della patologia. Loro invece attaccano il virus fin dall'inizio. E professore, si parla anche di molte varianti in questo periodo, l'inglese, sudafricana, brasiliana. Il discorso comunque, al di là delle varianti, non cambia per quanto riguarda la lotta con le parine, eccetera, eccetera, giusto? Quello che potrebbe cambiare, perché guarda, ancora qui c'è notevole confusione. Noi in televisione diamo questi numeri e prima ancora che noi stessi, cioè di quel mondo scientifico, si assicuri se quelle varianti sono pericolose o non pericolose. Loro annusano il problema, ma devono verificarlo se veramente la forma inglese ormai è quasi verificata, ma tante delle altre forme attuali prima devono verificare la gravità, l'invasività, la capacità di uccidere la gente. Se non sanno di questo, non si può parlare, perché noi da casa, ogni volta che ascoltiamo un virologo che parla di una nuova variante, andiamo solo in allarme, ma noi dovremmo sapere invece cosa fa questa variante, è più pericolosa, è meno pericolosa, è aggressiva, non è aggressiva, e questi dati noi non li sappiamo perché non li sanno neanche loro. E io inviterei invece i virologi prima a testare la gravità di questa nuova variante e poi, se veramente questa variante è più pericolosa, ovviamente porre le indicazioni necessarie per limitare il danno. Benissimo, professore. Quindi innanzitutto l'importanza del suo intervento, l'importanza di quanto ha fatto. So che si è battuto tantissimo, è andato in televisione, ha scritto articoli, ha mandato lettere al Ministero della Sanità e so anche che molti medici lo hanno seguito, tant'è vero anche amici miei hanno potuto ottenere dal loro medico, grazie anche al suo intervento, l'indirizzo e finalmente sono potuti tornare guariti dalla loro tragica esperienza Covid. Tralasciando quindi questo argomento molto importante, che credo anche che lo sia fondamentale visto la situazione, visto che i vaccini vanno a rilento, vogliamo ritornare un attimo alla CCSVI, visto che il professor Spagnolo è un cardiochirurgo che si interessa soprattutto di portatori di sclerosi multipla e di CCSVI con i suoi interventi, che opera a Rapallo in una clinica molto importante. Ecco, professore, ci sono novità sia nella sua attività sia per quanto riguarda la CCSVI? Guardi, ci sono novità che a detta degli specialisti nei vari congressi che li ho presentati, che secondo loro rivestono notevole interesse.
E questa novità in realtà è duplice, perché noi abbiamo dimostrato che la stenosi delle vene giugulari causa due problemi che prima non erano stati evidenziati. Il primo problema qual è? Il primo problema è che stringendosi la vena giugulare, chiudendosi la vena giugulare, si ritarda la circolazione del sangue nel cervello. È come se il cervello avesse una perfusione ridotta perché ha la pressione bassa, perché è in bassa portata, diciamo noi. In realtà la vena ha lo stesso potere di quello della pressione arteriosa. La stenosi della vena causa una riduzione del flusso sanguigno nel cervello. Questo non so se riesco a farmi capire. Quello che abbiamo capito attualmente è che la stenosi di qualunque vena del corpo causa nell'organo proprio un abbassamento della circolazione del sangue. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che i pazienti che hanno una stenosi della vena giugulare, e che quindi è la vena da dove fuoriesce il sangue dal cervello, una stenosi di questa vena causa un rallentamento importante della circolazione nel cervello. E questo come l'abbiamo dimostrato? Guardate, sono usciti dei nuovi metodi per misurare il flusso sanguigno nel cervello, ed è un metodo semplice che si avvicina all'utilizzazione del raggio vicino all'infrarosso. Noi mandiamo questo raggio nel cervello e poi ne rilevelliamo l'uscita, e in base all'andamento di questi raggi, diciamo, devo cercare di spiegarmi bene, noi mandiamo questi raggi entrano nel cervello, e in base alla quantità di sangue che passa all'uscita sono più o meno ridotti, e noi in base a quello abbiamo dei monitor che ci calcolano come il sangue è ridotto, come la circolazione è ridotta. E in base a questo abbiamo fatto una sperimentazione, cioè una sperimentazione quindi che riveste una prova importantissima di quello che si dice. Noi abbiamo applicato queste sonde alla fronte del paziente, e queste ci mandano dei raggi nel cervello e ci monitorizza continuamente quanto sangue passa nel cervello. Bene, quando noi iniziamo l'intervento di cardiochirurgia di allargamento delle vene giugulari, al clampaggio della vena giugulare per poter fare l'intervento, cioè alla chiusura quindi della vena giugulare, abbiamo al monitor un abbassamento della quantità di sangue che arriva nel cervello. Quindi c'è un rapporto diretto tra la chiusura della vena e il passaggio del sangue, la quantità di sangue che passa nel cervello. È come in realtà se nel cervello arrivasse meno sangue. In realtà il cervello, con quel restringimento, impedisce al sangue di attraversarlo. È proprio un ostacolo all'attraversamento del sangue. Mi spiego con un esempio. Se noi siamo in un'autostrada e abbiamo dei camion che portano le benzine ai vari depositi, ai vari rifornimenti, e abbiamo due possibilità che possa arrivare meno rifornimento ai vari depositi. La prima possibilità è che all'inizio dell'autostrada c'è una interruzione qualunque, c'è un'interruzione e quindi passano meno camion per arrivare al rifornimento. E questo è il classico, il classico esempio della possibilità che il sangue abbia la pressione bassa alla persona e non spinge quindi abbastanza globuli per attraversare il cervello. La seconda qual è? La seconda è che alla fine dell'autostrada c'è la possibilità anche lì di una interruzione. Ora i camion che portano la benzina hanno lo stesso risultato, cioè riforniscono meno le varie stazioni, perché pochi, molto meno camion possono raggiungere le stazioni, perché anche lì sono ostacolati, fanno ingorgo e quindi passa meno, mi sto spiegando, passa meno, sì, certo, benzina da rifornire. La quantità di benzina che noi riforniamo, se diminuisce, può diminuire per due motivi: o perché chi la trasporta è impedito ad andare,
o perché chi la trasporta non può andare perché c'è un ostacolo alla fine del percorso. E noi con la stenosi della vena abbiamo un ostacolo a fine percorso, cioè dire, chiudendo le giugulari impediamo al sangue nelle arterie del cervello di defluire normalmente. Quando noi a fine intervento apriamo la vena, tutto si rimette a posto, cioè dire, il sangue riprende di nuovo a circolare e la saturazione dell'ossigeno nel cervello aumenta e torna ai valori di partenza. Noi abbiamo fatto la bellezza di 45 casi, non uno, 45 casi in cui è stato studiato questo meccanismo, e questo tipo di lavoro l'ho presentato a Barcellona e tutti sono rimasti entusiasti, perché abbiamo scoperto due cose, non solo questa della circolazione venosa nel cervello, ma quella della circolazione venosa in qualunque organo del corpo. Noi molte malattie non ce le spiegavamo perché non sapevamo che l'ostacolo della vena determinasse un impedimento della circolazione. Quindi questo è un nuovo concetto, è un concetto nuovo in medicina. L'ostacolo della vena ha la stessa importanza dell'ostacolo dell'abbassamento della pressione. Un abbassamento della pressione, quindi, mi dà la stessa problematica di quello che mi dà la chiusura di una vena a fine percorso. Quindi questa è una novità che ovviamente influisce moltissimo nella patologia della sclerosi multipla. E influisce moltissimo perché? Perché dalla risonanza magnetica attuale, risonanze magnetiche di perfusione si chiama, stiamo capendo che la malattia della sclerosi multipla non è solo una forma autoimmune, ma è soprattutto una riduzione del passaggio del sangue per un lungo periodo della vita delle persone. Cioè dire, quando in una persona la vena raggiunge una stenosi tale da rallentare il flusso sanguigno nel cervello, quella persona comincia ad avere i sintomi, e i sintomi che non sono solo quelli della infiammazione locale, ma sono sintomi generali, disturbi della vescica, cefalee, disturbi del enorme numero di sintomi che il paziente con la sclerosi ha, è da attribuire non tanto al focolaio localizzato legato all'infiammazione, ma soprattutto è da attribuire alla riduzione della quantità di sangue che attraversa il cervello in queste persone. E questo è il primo punto, che è un punto che noi dovremo adesso svolgere bene. E io spero che a fine Covid, adesso non è il momento perché qualunque patologia attualmente non ha la possibilità di essere evidenziata e quindi non ha senso neanche parlarne molto, ma io penso che a fine percorso, quando si tornerà alla normalità, dobbiamo spingere, attraverso la sanità, ma attraverso il Ministero della Sanità, dobbiamo spingere tanto per sviluppare questi concetti, perché sono concetti che non servono solo per la sclerosi, ma possono servire probabilmente per il Parkinson, ma secondo me hanno un'influenza tanto importante anche per l'Alzheimer. Cioè dire, io sono convinto che la malattia dell'Alzheimer non è una malattia aspecifica, ignota, ma è una malattia che molto probabilmente riconosce come causa la alterazione della circolazione, sia essa della circolazione arteriosa, sia essa della circolazione venosa. Sono nuovi concetti che noi dovremmo focalizzare e spingere, cioè dire, non possiamo lasciare le persone con la patologia quando abbiamo una ipotesi di lavoro che potrebbe portare a un miglioramento clinico di varie patologie, ma soprattutto della sclerosi multipla. Indubbiamente questo è un impegno della nostra associazione, che proprio si chiama insufficienza venosa cronica cerebrospinale, quindi ovviamente ha un senso che si impegni proprio su questo settore, su questo che hai appena detto, e che ha portato avanti nei convegni e nei congressi mondiali di Barcellona, ma anche di Parigi, giusto professore? Ma guardi, a Parigi abbiamo portato un altro concetto che sembra
Io non vorrei essere presuntuoso, sembra che io sia quello che cambia. Quello che abbiamo capito in realtà è che quello è dimostrato angiograficamente, quello che abbiamo dimostrato proprio con l'angiografia, che quando c'è una stenosi della vena, quando c'è una stenosi della vena giugulare, non è vero che il sangue, come si pensava fino a recentemente, che il sangue uscendo dal cervello, trovando l'ostacolo, ritorna di nuovo nel cervello. Quello è quello che attualmente si pensa, invece non è così. Quello che veramente è ben più grave, perché? Perché questo ritorno di sangue è dovuto al fatto che il sangue che viene dalla bocca, ad esempio, dalla testa, dal viso, arrivato nelle vene del collo, che sono quelle che raccolgono questo sangue, arrivate nella vena giugulare, invece di scendere e andare nel cuore e nei polmoni dove viene ripulito e viene riossigenato, va direttamente nel cervello. Questa è una bella novità, cioè il sangue poco ossigenato e con dentro dei... Immaginate il sangue che proviene dalla bocca, che è pieno di germi di qualunque tipo, è possibilmente pieno di virus. E virus che gli studiosi nell'arco del secolo scorso hanno continuamente dimostrato presente nei pazienti con la sclerosi multipla, le autopsie. E adesso si spiega come si fa un virus ad arrivare dalla bocca al cervello, che sembrava impossibile. E invece è facile. Perché? Perché il sangue venoso dalla bocca, dal naso, dalla testa, se ha un'infezione, se porta dei virus, se porta dei batteri, questo sangue non va a essere ripulito nel polmone, ma va direttamente nel cervello, dove ovviamente determina delle infiammazioni. E questo è già un concetto. Ma l'altro concetto che abbiamo capito è che la circolazione nei pazienti con stenosi delle vene, la circolazione che è invertita, causa sotto pressione del polmone alto, cioè dire, se noi quando ventiliamo abbiamo delle pressioni nel polmone che variano, quando tossiamo si possono sviluppare all'interno del polmone delle pressioni così alte da raggiungere la bellezza di 150 mm di mercurio, e queste pressioni spingono, danno una spinta così potente al sangue che dalla vena del collo va nel cervello, da poter rompere i capillari e quindi dare la possibilità al sangue venoso e virus di entrare nel cervello. Mi sto facendo capire? Perché non sono concetto. Cioè, dire, noi abbiamo, oltre alla pompa cardiaca, abbiamo la pompa cardiaca che spinge il sangue in tutti i nostri organi e quindi li ossigena e quindi porta nutrimento e così via. Ma quello che abbiamo visto è che la pompa toracica, si chiama, quello della tosse, per dire, quello dell'aumento delle pressioni improvvise nel torace e quindi nelle vene che dal torace vanno nel cervello perché fanno il flusso inverso, queste pressioni raggiungono una vena che si chiama seno retto e possono rompere i rami periferici di questa vena e quindi dare la possibilità al virus di entrare nel cervello, al virus o altri batteri. Quindi questa è un'altra ipotesi di lavoro notevole, perché smonta l'ipotesi dell'autoimmunità. Quella infiammazione che noi fino adesso chiamiamo autoimmune, in realtà potrebbe essere dovuta al fatto che sangue dalla testa, sangue dalla bocca, attraverso la vena giugulare, per il circolo invertito, può raggiungere direttamente il cervello, e quindi determinando ovviamente una infiammazione. E questo si spiega perché abbiamo degli episodi di patologia che si recidiva, perché se noi ogni nelle stagioni abbiamo un'influenza e rischiamo di mandare questa influenza, il virus dell'influenza, rischiamo di mandarlo nel cervello, è ovvio che si ripete un'infezione, un'infiammazione e quindi una replicazione di patologia.
Poi a un certo punto tutto si spegne, ma non perché non si ripete il problema, ma perché in queste vene un continuo passaggio di infiammazione determina una trombosi all'interno e chiude queste vene. Per cui a un certo punto non si ha più questo passaggio di germi nel cervello direttamente e la progressione di malattia rimane localizzata e legata al fatto che il cervello è sempre meno irrorato. E quindi abbiamo la forma di remittenza che poi passa alla cronicizzazione. E questo fenomeno della cronicizzazione non è legato quindi al passaggio dei virus, ma è legato al fatto che con la stenosi delle vene abbiamo una riduzione di perfusione cerebrale. Questo lo dimostra la risonanza magnetica di perfusione. Grazie a questa nuova tecnica della risonanza magnetica di perfusione, noi possiamo chiaramente dimostrare quanto sangue arriva nel cervello e quindi possiamo quantizzare l'arrivo del sangue, ma anche le cause che non lo fanno arrivare, quali sono i motivi. E da questo ovviamente avremo un campo ampio per dimostrare quali delle patologie che sono legate, cosiddette autoimmune, ma che sono neurodegenerative, sono legate a un fatto infiammatorio da processo autoimmune oppure invece da una reale infiammazione legata al passaggio di virus o batteri dalla periferia del nostro corpo nel cervello. Quindi sono due argomenti che spero che si debbano sviluppare, perché è probabile, dimostriamo, questa è la base, ce l'abbiamo. Continuiamo a fare i lavori, continuiamo a studiare, non abbandoniamo il problema e ci focalizziamo nell'autoimmunità. L'autoimmunità, guardi, adesso c'è quasi una coincidenza con quello della malattia virale da Covid. Anche qui, nella fase finale della malattia, tutti diciamo che noi moriamo per un processo autoimmune disregolato. Noi facciamo entrare l'immunità in qualunque cosa in cui non ci capiamo niente. Diciamo, è un fatto autoimmune e lì finisce la storia. E invece anche nella infiammazione legata al Covid, non è autoimmune il problema, è che il virus arriva nel nostro sangue e progressivamente distrugge le cellule endoteliali dei nostri vasi sanguigni fino a portare a morte l'individuo. E questo per cui noi, il paziente, muoiono, perché questo virus, replicandosi continuamente all'interno del nostro corpo, non dà la possibilità al nostro potere autoimmune di reagire a sufficienza, quindi noi perdiamo il paziente per quel motivo. Ecco, io ho una testimonianza giusto in chiusura da Gabriella Villari che dice: quindi ai primi sintomi del Covid il professor Spagnolo suggerisce eparina, cortisone e antibiotici. Se ci sono infezioni batteriche, ho la SM da quasi 30 anni e non ho mai fatto le vaccinazioni anti-influenza, nonostante mi sia sempre stata proposta dal medico di base. Non l'ho mai fatta perché preferisco non stimolare il mio sistema immunitario, però cerco da sempre di non prendere infezioni sia batteriche che virali, con l'igiene delle mani e il distanziamento e soprattutto con una corretta alimentazione e di conseguenza l'igiene intestinale. Guarda, anche lì l'igiene intestinale è un altro meccanismo che è facilmente verificabile, perché i germi dall'intestino passano nel sangue attraverso la circolazione venosa e dalla circolazione venosa arrivano al cervello. E quindi si capisce il perché molte patologie intestinali poi hanno riflesso nel circolo cerebrale dei pazienti con sclerosi multipla. Ma non solo nei pazienti con sclerosi multipla, è probabile che questo tipo di meccanismo si ripeta in altre malattie neurodegenerative. Secondo me il Parkinson, e dobbiamo studiarlo, secondo me l'Alzheimer, e bisognerà studiarlo, hanno tra i meccanismi di patologia questo disturbo della circolazione, che noi non conosciamo attualmente. Noi non conosciamo perché pensiamo che la vena sia un condotto che trasporta il sangue da un organo all'esterno. Non è per niente così. La vena ha un importante funzionale simile a quello dell'arteria, perché la vena, se è interrotta, rallenta il circolo di qualunque organo. Questo è e quindi anche del cervello. Noi possiamo avere che una persona anziana si sviluppa un aneurisma dell'aorta, questo aneurisma schiaccia la vena, il sangue non circola più, il paziente può
sviluppare l'Alzheimer, il paziente può sviluppare il Parkinson, e non capiamo come succeda, perché non andiamo a studiare con un attacco al torace. Magari se noi facciamo un attacco del torace ci accorgiamo che il sangue venoso in quella persona è ostacolato ad arrivare al cuore. Ecco, queste sono delle belle novità, sono delle novità che probabilmente ci permettono di aggredire con una visuale diversa molte delle patologie neurodegenerative di cui continuamente parliamo e che distruggono il mondo. Patologie, l'Alzheimer è una malattia gravissima. Ora, io non sto dicendo che abbiamo scoperto, sto dicendo facciamo delle ipotesi di lavoro il più comprensibili possibile e verifichiamole. Perché se è vero, se bastano delle semplici tecniche di modifica di questi ostacoli per migliorare la perfusione del cervello. Il cervello è un organo sensibilissimo, cioè il cervello, rispetto a tutti gli altri organi, vive direttamente tra vaso sanguigno e cellula cerebrale. C'è un passaggio diretto di sangue continuo. Se questo passaggio noi lo rallentiamo, lo interrompiamo, la cellula muore. La cellula va in disorganizzazione, va in ipofunzione, e questo probabilmente il mondo neurologico non tiene ben conto ancora dell'importanza tra circolazione sanguigna e cellula cerebrale. La cellula cerebrale è quella, rispetto alle cellule di qualunque altro organo, che più direttamente ha bisogno costante di ossigeno. Se si interrompe il flusso sanguigno direttamente, la cellula soffre e muore, direttamente. Non c'è la possibilità, come hanno gli altri organi, di ricorrere diciamo, gli altri organi hanno dei depositi di supporti, hanno dei depositi che utilizzano. La cellula cerebrale no, la cellula cerebrale si nutre se gli arriva subito l'ossigeno. Se gli manca l'ossigeno, se gli manca la nutrizione, la cellula muore. Guardate l'importanza quindi della circolazione cerebrale nel sistema nervoso centrale. Sono notizie che se sviluppate potrebbero portarci a dei miglioramenti notevoli nella conoscenza e nella cura di queste patologie neurodegenerative. Professore, oggi abbiamo sicuramente toccato argomenti estremamente importanti, la lotta al Covid in primis, ma soprattutto queste novità importanti che ha portato nei congressi di Barcellona e di Parigi, che superato il Covid ci faremo carico di portare avanti attraverso dei convegni, dei congressi che organizzeremo e nel quale ovviamente sarà ospitato, perché sono dei principi basilari, fondamentali, che possono giungere a dare dei risultati notevolissimi. Volevo solo ricordare che il 4 di marzo ci sarà un nuovo appuntamento nel quale sarà presente il professor Aldo Bruno, con il quale affronteremo in particolare la sindrome di Menière, un'altra delle malattie che si deve proprio all'insufficienza venosa. Un sentito ringraziamento ancora al professor Spagnolo. Grazie a tutti. La sua presenza, che disturberemo ancora prossimamente, e grazie a Titolo TV e al direttore per averci ospitato. Grazie a tutti, buona giornata, grazie. Grazie a voi, anche a voi, per questi approfondimenti molto importanti. Grazie.